Sempre si dice che il limite del neo-idealismo italiano, e segnatamente di Croce e di Gentile, sta nell'aver in qualche modo preferito la cultura classica a nocumento della cultura scientifica, e ciò ha condannato, sempre si dice, l'Italia ha una subalternità scientifica per certi versi nella formazione dei giovani rispetto ad altre realtà europee. Ora, è indubbiamente vero che nella riforma di Gentile c'è una netta pregiudiziale a favore delle umane lettere contro la scienza, e del resto la differenziazione che Gentile istituisce tra liceo classico e liceo scientifico è a un tempo ontologica e assiologica, nel senso che sono distinti realmente e anche valorialmente dal punto di vista di Gentile, come dire, il liceo classico è il liceo di serie A, il liceo scientifico è il liceo di serie B nella lettura gentiliana. Per cui io sono d'accordo con l'idea secondo cui bisognerebbe essere ancora più hegeliani di Gentile stesso e provare a trovare una sintesi che portasse a una forma ancora superiore in grado di riconciliare le due culture. Del resto Giovanni Gentile stesso ci direbbe che è sempre l'atto del pensare quello che si pone come determinante, e quindi anche la scienza può essere ben valorizzata anziché essere considerata di secondo momento. E quindi forse hegelianamente potremmo trovare una Aufhebung in grado di porre sullo stesso piano di dignità e di studio le due discipline. Uso questo perché l'altro purtroppo è andato. Gracchia. E sotto questo riguardo non dimentichiamo che l'importanza della matematica è fondamentale. Adesso possiamo scomodare Platone: Otzeos aei geometrei, il Dio sempre geometrizza. Quindi non si può fare filosofia senza conoscere la matematica, che i pitagorici ci hanno insegnato è ciò che ci educa alla proporzione, all'equilibrio, e quindi filosofia e matematica devono procedere. Ma del resto nella concezione classica, e quindi potremmo dire che l'immagine hegeliana mi pare convincente, perché se nella classicità platonica e aristotelica episteme, diceva, è la filosofia e la scienza prima della loro divisione moderna, perché indicava episteme il sapere incrollabile di enti essi stessi incrollabili, quelli che sempre sono, e sempre sono per Platone non solo le idee ma anche i numeri, anche le verità matematiche. Quindi episteme dice tanto la scienza matematica quanto la scienza filosofica, ma ripeto, per distinguere ciò che nei greci non è così distinto. La modernità invece newtoniana e galileiana conosce la scissione fra queste due forme, e in Gentile troviamo ancora questa scissione. Forse hegelianamente possiamo produrre una nuova sintesi che riporti alla episteme greca dopo il superamento della scissione moderna. Questo potrebbe essere una prospettiva interessante, interessante da seguire. Quindi dovremmo essere hegeliani più che gentiliani in questo.